Siamo al Teatro Fraschini per la prima dell'Aida di Giuseppe Verdi. La regia è quella di Franco Zeffirelli, la stessa che realizzò nel 2001 ed è stata ripresa da Stefano Trespidi, che già aveva collaborato con il Teatro di Busseto in occasione del centenario della morte di Giuseppe Verdi. La regia è stata ripresa in mano da Stefano Trespidi grazie all'appoggio del Teatro Reggio di Parma in coproduzione con i teatri della Lombardia. La prima è stata al Teatro di Cremona e qui al Fraschini è la seconda tappa dell'Aida. Approfittiamo per ricordare che tutti gli spettacoli della stagione teatrale del Fraschini quest'anno saranno sempre alle 20:30. La direzione di Aida è affidata a Francesco Ciluffo. Siamo con Francesco Ciluffo, direttore di questa Aida. Beh, la domanda ovvio è: com'è poter dirigere l'Aida, che è l'opera per eccellenza? Beh, per me è sempre stato un sogno in realtà, perché Aida è stata l'opera che ho ascoltato quando avevo 5 anni, che mi ha fatto un po' decidere di diventare direttore d'orchestra. Quindi, e tra l'altro è la prima volta che la dirigo, diciamo, in forma completa, prima l'ho sempre diretta in forma di concerto. E quindi per me è una grande emozione, è una delle cose più belle che possa capitare a un direttore da dirigere, e devo dire che con questo allestimento, questo cast, è veramente da sentirsi fortunati. Lei però è anche compositore, ha scritto anche opere, quindi cosa preferisce? Da che parte preferisce stare? Alla direzione o alla composizione? Questo è un po' come quando ti chiedono da piccolo se vuoi più bene la mamma o il papà, questo non bisognerebbe farlo. Diciamo che sono due lati della stessa medaglia, sicuramente ho bisogno di entrambi, forse c'è una leggera prevalenza per la direzione d'orchestra, perché comunque è un modo per far musica con gli altri, mentre il lavoro del compositore è un lavoro molto solitario. Non a caso Verdi veniva chiamato da sua moglie stessa l'orso, perché comunque chiaramente richiede proprio un altro tipo di vita, e io non riuscirei a fare o una cosa sola o l'altra completamente, però sicuramente ormai la direzione d'orchestra ha preso un po' il sopravvento, e sono anche contento, perché bisogna ricordarsi che una volta i direttori d'orchestra e i compositori erano la stessa persona. Verdi stesso ha diretto la prima di Aida alla Scala, ad esempio, non al Cairo perché era troppo vecchio per viaggiare, però alla Scala sì. In realtà solo recentemente c'è stata una divisione di questi lavori, però in realtà fanno parte veramente dello stesso modo di capire e di concepire l'opera. Siamo nei camerini in attesa dell'Aida e stiamo curiosando come si truccano. Abbiamo il maestro di tutti i truccatori, Luca. Allora Luca, come truccare le coriste per l'Aida? Come truccare le coriste per le altre opere all'incirca. Il trucco è un po' più lungo, un po' più particolare, però insomma, diciamo che ci sono delle difficoltà un po' in tutte le opere. Quindi diciamo che il trucco dell'Aida è un trucco molto pittoresco, nel senso molto vistoso e bello, divertente. Parrucche pesantissime, sì. E quindi più la parrucca è pesante e più bisogna che sia ancorata bene, e quindi è tutto più complicato, più difficoltoso per loro, più un po' più di sofferenza, perché naturalmente se una parrucca leggera bastano due forcine e sta su, queste pesano 2 kg l'una, e quindi se queste vanno indietro casca tutto, e quindi sarebbe proprio bello. Abbiamo fatto intanto un assestamento in palcoscenico col direttore, quindi
già la voce l'abbiamo un po' riscaldata, e poi sicuramente faremo una prova con il maestro del coro, per cui in quel momento diciamo ci prepariamo vocalmente anche all'opera. Abbiamo un'altra corista che è sempre alla fase trucco, ma questo maestro com'è? Ma allora, col direttore, il maestro Cilufo, abbiamo già lavorato l'anno scorso in Cavalleria Rusticana. Questa sicuramente è una produzione molto intensa, anche vista la regia. E devo dire che stiamo lavorando molto bene, anche scenicamente, ma soprattutto musicalmente. Insomma, è una musica intramontabile, direi. Invece, per quanto riguarda il lavoro teatrale, ha lavorato con voi il regista su questo aspetto? Sì, esatto, il regista è il maestro Trespidi, che ha ripreso la regia del maestro Zeffirelli, quindi è stato un onore, insomma, poter lavorare in una produzione come questa che gira da tantissimi anni. Gira da tantissimi anni e è sicuramente un'emozione particolare. Secondo me il regista è riuscito a rendere onore al lavoro del maestro Zeffirelli, senza dubbio. Bene, grazie, vi lascio lavorare perché il lavoro è lungo, noi andiamo a curiosare da altre parti. Siamo sempre dietro le quinte e insomma io vorrei sapere, prima di andare in scena, qual è la sensazione di lavorare invece per un'Aida, non per questa sera, ma proprio certo. Nell'Aida, che è insomma l'emblema delle opere. Com'è partecipare all'Aida? Ma partecipare all'Aida è... cioè, intanto vuol dire partecipare a un'opera di Verdi e quindi partecipare a un'opera del massimo compositore, secondo me, ma non solo secondo me, del melodramma. E quindi è un'emozione immensa che si rinnova tutte le volte. Noi abbiamo già avuto la prima a Cremona, al Ponchielli di Cremona, e però anche questa sera si rinnova l'emozione perché si cambia il teatro. Abbiamo appena finito di fare la prova d'assestamento perché cambiano gli equilibri, cambia l'acustica. Anche il Fraschini, un teatro meraviglioso, però con un'acustica diversa da Cremona, e così sarà per tutte le repliche che faremo nel circuito lirico lombardo, quindi Brescia, Como e Bergamo. Ogni volta c'è una prova d'assestamento, ogni volta si rinnova questa emozione. Arriva a scegliere di fare lirica e non il cantante di altro genere, oppure che ne so, di fare semplicemente l'attore di prosa? Beh, dipende, ognuno ha il suo background, ognuno ha il suo percorso con il quale è arrivato poi, è approdato al canto. Nel mio caso prima ero professore in orchestra, ho suonato 20 anni lo strumento, ero fagottista, suonavo il fagotto. Da lì il passo è stato breve, ecco, quando i direttori d'orchestra mi sentivano parlare, anche solamente, mi dicevano: professore, ma lei canta? Io, no, ma con quella voce dovrebbe provare. Le opere le ho sempre accompagnate, le ho, e quindi alla fine diciamo il passo è stato breve. Ecco, trovarmi dall'accompagnare il Don Giovanni in buca a cantare Leporello su nel palco è stato un attimo, ecco, è stato. Devo dire la verità che mi diverto in entrambi i casi, però in questo caso dall'altra parte il divertimento è ancora superiore. Quindi è stato veramente, diciamo, un cambio repentino di direzione, ma che mi ha dato grandissime, mi sta dando, per fortuna, incrociamo le dita, spero mi darà ancora grandi soddisfazioni, ecco.
Siamo alla fine del primo atto, all'intervallo. Un commento così su questa Ida? Bellissima. È una scenografia ideale per l'opera. È un'opera di Verdi che a me piace tanto, come tutte le opere di Verdi, perché comunque ci sono dei pieni d'orchestra, dei cori favolosi, che è degna di essere vista. L'opera è ovviamente quella indimenticabile che tutti abbiamo in mente. Diciamo che siamo rimasti un pochino sorpresi per la scelta di fare, per certe scelte registiche, ecco. Mi sta molto piacendo la rappresentazione di questa sera, mi sembra che le scenografie siano davvero spettacolari. Ah, molto bello, opera grandiosa, come sempre Verdi. Vorrei che si potesse ascoltare più frequentemente questa musica sui mezzi di comunicazione, in televisione, per radio, anziché certa roba che purtroppo passano. È sempre bello venire al teatro a vedere un'opera per la prima volta, nel senso, ogni tanto si sente sempre tanto parlare, ma vederle dal vivo le cose sono molto diverse. E invece abbiamo visto solo le spalle di gente che salutava, però per il resto l'allestimento è molto, molto grandioso, molto bello, cioè per quanto è piccolo il teatro sono riusciti a dare un'idea di Egitto così molto fantasiosa, no? È bello anche che ci siano agevolazioni per gli studenti, nel nostro caso per, diciamo, permettere anche più giovani di accedere facilmente a questi, insomma, questi spettacoli, queste belle cose. Le scenografie ottime nel tradizionale, quindi tutto ok. Una delle opere preferite penso da tutti poi alla fine della fiera. I vestiti sono molto ben curati, i cantanti hanno fatto onestamente il loro ruolo e ecco, l'unica cosa, la marcia trionfale ci ha lasciato un po' delusi. Il ribaltamento del punto di vista ha deluso un po'. Dal punto di vista della povera schiava, sì, effettivamente ci può stare, può essere anche letto dal punto di vista politico, è una scelta che in effetti in questo momento può avere un senso.